Bentornati al mondo delle cooperative viterbesi con Rita Salimbeni anche questa settimana su Radio Coop 76, la radio di Confcooperative Viterbo. Questa settimana abbiamo con noi Barbara Paris, presidente della cooperativa sociale Gli Aquiloni di Capranica. Benvenuta Barbara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Rita. Allora, se iniziamo proprio a tracciare qual è la storia di questa cooperativa di Capranica, quando è nata e con quanti soci? Allora, la nostra cooperativa è una cooperativa sociale nata circa 3 anni fa, però è una storia, diciamo, abbastanza lunga perché prende il via da un'associazione prima culturale, poi trasformata in un'associazione di promozione sociale, che si è occupata di tante cose e tra le più importanti, diciamo, che sono venute fuori negli anni è stato il rapporto con i ragazzi diversamente abili, che noi abbiamo iniziato a chiamare ragazzi speciali. E quindi praticamente questi ragazzi speciali sono diventati un po' il fulcro di tante iniziative, di tante attività, finché non ci è venuto in mente di creare una cooperativa proprio per dare la possibilità ai ragazzi di essere inseriti nel mondo del lavoro, ma anche di utilizzare il loro tempo in maniera interessante, anche di essere loro stessi aiuto per gli altri. Ecco, Quindi questo. quanti soci ha la cooperativa oggi? Quanti soci? Diciamo in questo momento 12, ma ecco, siamo sempre in fase Evolutiva. di cambiamento, perché noi adesso stiamo per aprire un punto vendita, un negozio, Sì. attraverso anche l'aiuto di Confcooperative, nel senso che noi abbiamo partecipato ad un bando propostoci proprio da Confcooperative di Asforgeo per la, diciamo, finanziamento alle neocooperative. Questo bando ci è stato finanziato, per cui adesso stiamo proprio per aprire questa cosa, diciamo, avverrà a fine anno. Sì. È una volta dove venderemo le cose che realizzano i ragazzi nei laboratori che facciamo, laboratori di manualità, Sì. già facciamo delle bomboniere, facciamo oggetti che vendiamo alle bancarelle, e oltre a questo ovviamente potremo vendere anche altre cose. A noi interessa ovviamente molto tutto quello che è sociale, per cui ci interessa vendere cose che vengono da varie parti del mondo, sempre, diciamo, finalizzate ad abbattere le barriere più Ah, certo. possibile. Insomma, E noi quindi cerchiamo proprio, lavoriamo in questo senso. siete ben integrati con i mercati locali, quindi. Sì, cerchiamo, ecco, piano piano di prendere sempre più rapporti, di creare rapporti il più possibile con tutti, in modo che possiamo, ecco, lavorare. Noi sempre con calma, piano piano cerchiamo di creare rapporti e dietro a quello di sviluppare Iniziative, le nostre attività. certo. Facciamo anche attività di catering, Sì. di service audioluci, video, perché facciamo spettacoli, perché i nostri ragazzi da sempre, insomma, hanno iniziato a fare teatro, a cantare in un coro, e quindi abbiamo, insomma, spettacoli pronti che possiamo portare in giro. E quindi queste sono, diciamo, le Le cose attività che ci piace fare. principali, Dopo sì. facciamo anche altre cose, insomma, però Certo, questo è il nostro desiderio, ecco. la vostra mission. Ascolta, voi lavorate solo sul territorio di Capranica, non credo. No. Lavoriamo senz'altro in tutta la regione Lazio, ma ci è capitato di fare cose anche fuori. Noi puntiamo sempre ad andare, abbiamo detto con i ragazzi, insomma, almeno in Europa, se non ad Al allargarci mondo, proprio al mondo fuori dai intero. confini anche dell'Europa. Dico al mondo intero, puntate. Quando mi dici che vendete anche oggetti che vengono da diverse parti del mondo, vuol dire che quindi avete già dei rapporti con altri paesi stranieri? Facciamo parte, diciamo, della grande rete di
di Exodus di Don Antonio Mazzi, e Don Antonio da un po' di anni ha creato un gruppo di educatori senza frontiere che vanno in varie parti del mondo ad aiutare situazioni di particolare disagio e povertà, e attraverso di loro anche abbiamo arriviamo insomma in varie parti del mondo. E poi insomma noi nella nostra cooperativa c'è Alfonso che viene dal Togo, quindi insomma ci sono varie possibilità, anche Tina insomma che viene dal Togo, anche lei, quindi è un po' un teatro, ecco, piano piano è un po' un teatro anche di scambi culturali, quindi la vostra associazione. Assolutamente. Ecco, e poi per quanto riguarda i lavori che mi stavi dicendo, fate altre attività, anche catering, videoluci, ma sempre che fanno i ragazzi disabili? Le facciamo insieme, fate insieme. Tutte le attività che facciamo le facciamo noi con loro. Ieri per esempio abbiamo fatto di nuovo un piccolo catering, era soltanto una, diciamo, un aperitivo, però lo abbiamo fatto insieme ai ragazzi, proprio perché ci piace che loro piano piano imparino ad essere autonomi, a fare le cose per gli altri, no? Per cercare di dare anche quello che possono, perché alcune cose sono veramente molto molto bravi. Quindi create anche loro, diciamo, delle aspettative occupazionali in questo modo, giusto? Certo, i ragazzi hanno fatto il corso HCCP per esempio, no? Sì. Per poter fare i camerieri in maniera anche corretta, diciamo, per la legge, no? Certo. Abbiamo dei ragazzi che invece lavorano presso dei comuni e fanno dei servizi, e sono ragazzi diversamente abili, per cui ecco, cerchiamo proprio di più possibile di farli lavorare. Quindi dalla formazione alla professione. Sì, noi tra l'altro siamo cooperativa di tipo A e B, per cui facciamo anche laboratori formativi per loro, uh-huh, e tante attività che li aiutino proprio a poi ad essere più pronti, no? Nel momento in cui devono fare un lavoro. Certo, in questo senso puoi dire che il modello cooperativo ha funzionato in questi pochi anni da cui avete iniziato? Sì, anche se io lo vorrei ancora più flessibile, io resto un po' attaccata per tante cose alla forma dell'associazione che in qualche modo ci lascia forse più liberi, ma è tutta una questione non tanto di modello, diciamo, come posso dirti, è una questione di burocrazia, sì, no? Sì, il problema, certo, è la burocrazia, non è tanto l'idea della cooperativa che sarebbe perfetto, e invece tutte le varie cose che piano piano ti legano di più, e tu devi essere attento più alla forma di alcune cose che invece alla sostanza. Noi vogliamo, sì, fare le cose sul serio, non concrete. Tante volte alcune regole diciamo che sono un po' troppo restrittive, no? Perché rimani imbrigliato, certo. Dobbiamo un po' abbassare, insomma. Sì, perché poi rischi, dicevo, di rimanere imbrigliato in delle regole un po' troppo rigide e perdi di vista l'obiettivo, magari, no? Certo. Forse le regole sono state fatte per chi, per quelli che magari ovviamente non facevano le cose bene, però quando tu cerchi di farle al meglio possibile, poi a volte ti trovi delle regole che sono veramente troppo un po' faticose, ecco, da seguire, da rispettare. Okay, certo. Senti, invece a livello territoriale come vi siete trovati con le istituzioni? Cioè, il territorio ha risposto bene alla vostra domanda, diciamo? Sì, abbastanza, ci sono tante cooperative, questo è vero, per cui si rischia sempre un po' di fare, come dire, la guerra tra poveri, no? Perché le cooperative non sono cooperative così ricche, insomma non vuoi mai metterti a contratto con un'altra cooperativa e prendere un lavoro che fa già lei, no? Certo. Però quindi spesso ci fermiamo di fronte a un altro che fa già una cosa, per cui forse è più questo il nostro limite, piuttosto che i comuni, che invece insomma, spesso rispondono bene, anche perché poi quando facciamo una cosa vedono che la facciamo
Bene. al meglio possibile, insomma. Certo, con tutte le forze. I ragazzi sono molto contenti de dell'impegno che hanno. Molto, molto. Questo negozio se non si apre succede il finimondo, penso, perché ogni giorno arrivano messaggi, telefonate, ragazzi che arrivano e dicono ma insomma quando partiamo, quando apriamo questo negozio, perché ovviamente per loro È una è grande già, opportunità, no? certo. È già il momento e i tempi tecnici delle cose, dei lavori che stiamo facendo, eccetera, sono insomma un problema, no? Da girare, perché lo Sì, vorrebbero fare immediatamente. Quindi immediatamente. continuano a lavorare a produrre delle cose, però ecco, non ad avere per ora ancora il modo di venderle al pubblico, insomma. Con quanti ragazzi lavorate mediamente? Con quanti ragazzi lavoriamo? In che senso? Cioè, Nel quanti senso sono i ragazzi che fanno parte della coinvolti? cooperativa o Sì. a quante persone arriva il nostro No, lavoro? no, no, quelli che fanno parte della cooperativa, cioè con quanti ragazzi impegnate in queste attività? Guarda, in questo momento circa una decina di ragazzi stanno facendo proprio delle cose pratiche per la cooperativa, però poi diciamo che dobbiamo necessariamente, per questioni proprio di stare in piedi, farle lavorare periodicamente alcuni, perché Certo. altrimenti non riusciamo adesso con i tanti costi che ci sono per avviare queste attività. Non riuscite a Mentre con coprire tutto. l'associazione insomma lavoriamo anche con 50 ragazzi, insomma. E certo, è diverso. Chiaramente sono, come dicevamo, regole diverse, quindi Regole anche. diverse. Esatto. E invece, a parte il negozio, ci sono altre prospettive per il futuro? Altri progetti che avete in mente, che vorreste realizzare? Guarda, ci sono tanti progetti, appunto questo dei service e degli spettacoli senz'altro è uno dei più interessanti perché poi ci chiamano da varie parti a fare attività e quindi noi sempre più cerchiamo di inserire, ora ovviamente ci sono dei ragazzi che si sono formati come tecnici audio, video e sono loro stessi a fare attività cercando piano piano di insegnare ai ragazzi per far partecipare anche loro a queste cose. Però adesso i ragazzi fanno più gli attori che non i tecnici, diciamo, Ah, mentre nel catering riescono a lavorare molto bene. quindi per quanto riguarda, diciamo, la parte teatro, diciamo, quella artistica, siete ben inseriti anche all'interno di manifestazioni del territorio? Sì, questo sì. Tipo, fammi un esempio magari di qualche cosa che avete fatto di recente. Abbiamo fatto per esempio a Ronciglione un lavoro prima sulla guerra, sulle persone che sono rimaste, no, dopo la seconda guerra mondiale e il bombardamento di Ronciglione, quindi abbiamo fatto interviste, abbiamo fatto poi uno spettacolo con i ragazzi anche delle scuole di Ronciglione, sempre a Ronciglione abbiamo fatto uno spettacolo sugli anni 60, Ah, carino. dopo facciamo degli spettacoli di teatro che proponiamo a diversi paesi qui intorno e che abbiamo fatto spesso, noi facciamo una vacanza insomma con i ragazzi e abbiamo proposto con la cooperativa degli spettacoli anche per dirsi in Puglia, in Sicilia, in Toscana, insomma, per cui Lavorate il pubblico parecchio. risponde molto bene. Cioè, bene. Senti, invece, queste sono tutte cose bellissime, invece qualcosa che vorresti cambiare, una difficoltà che vorresti aggirare, superare, qualcosa del sistema che vorresti proprio cambiare. Dicevo prima, guarda, il problema appunto delle regole e del fatto che spesso vanno più avanti quelli che non credono realmente forse alle cose che fanno, ma che magari partecipano a dei bandi piuttosto che fanno dei lavori solo perché c'è un fondo lì, no? C'è una Certo. possibilità. E invece noi partiamo prima dall'idea, vogliamo fare delle cose e ci andiamo a cercare la maniera per finanziare queste cose che facciamo, no? Sì. Perché andiamo dietro ai sogni e non vorremmo perdere questa,
noi è una caratteristica molto positiva, poi è un po' faticosa da portare avanti. Immagino, perché poi comunque creare anche delle aspettative in questi ragazzi e poi non riuscire magari alla fine a realizzarle sicuramente non è una bella cosa, questo sì. Guarda, in realtà loro accettano le sconfitte meglio di noi, secondo me, perché una capacità molto bella che hanno è di saper ridere di se stessi. E quindi se una cosa non va, non funziona, vabbè, facciamone un'altra. Però se una cosa è possibile, allora la dobbiamo realizzare. Certo, con l'impegno un po' di tutti, diciamo. Con l'impegno di tutti, certo. Benissimo, grazie Barbara, sei stata preziosa, preziosa perché comunque sono ragazzi speciali, davvero speciali, e dedicare del tempo a queste persone arricchisce noi stessi, quindi penso che sia veramente un nobile lavoro quello che porti avanti con la tua cooperativa e come Radio Coop ti auguriamo di portarla sempre avanti. Siamo disponibili anche se avessi altre iniziative da comunicarci, siamo disponibili a farle sapere a chi ci ascolta. Okay. Quindi veramente allora, comunque sì. Tanto visto che è il periodo natalizio, ecco. Noi facciamo delle cartoline di auguri, sì. Che si possono essere acquistate da noi e anche personalizzate con frasi o cose che il cliente ci chiede. E hanno delle immagini degli spettacoli teatrali che facciamo con i ragazzi, quindi okay, vogliamo... qualcuno che all'ascolto volesse acquistare volesse, queste, insomma, questi regali, certo. Altre, magari invece di comprare una cartolina così in cartoleria per spedire gli auguri ad un amico, può comprarli da noi e fare senz'altro aiutare la cooperativa ad andare avanti. Certo, vogliamo dire a questo proposito dove li possono acquistare? Allora possono scrivere alla cooperativa a gliaquiloni.scf@gmail.com. Perfetto, oppure ricordiamo che voi siete a Capranica in piazza Capranica, 7 luglio. In piazza 7 luglio. Ok, la cooperativa, okay. Ricordiamolo, si chiama Cooperativa Sociale Gli Aquiloni e ringraziamo Barbara Paris di essere stata con noi. E un saluto come sempre anche da Rita Salimbeni e Radio Coop 76, la radio di Conf Cooperative Viterbo.